La traccia lasciata nelle ultime partite è decisamente positiva ed estremamente incoraggiante. Il futsal Barletta c'è ed arriva alla stracittadina contro il Christian, in programma domani pomeriggio al Pala di Sfida Mario Borgia a partire dalle ore 16, con il morale in forte rialzo. Logica conseguenza dei successi conquistati nell'ordine contro Chaminade Campobasso, Giovinazzo e CSG Putignano. Ora i biancorossi di Leo Ferrazzano sono attesi ad una vera e propria prova di maturità contro la vice capolista del raggruppamento, per dar seguito al momento favorevole per continuare la scalata in classifica, per proseguire l'inseguimento al quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla Coppa Italia al termine del girone d'andata, e attualmente distante 3 sole lunghezze. Io con la rosa al completo non mi sento inferiore a loro, come non mi sento inferiore a Rutigliano con la rosa al completo. Ovviamente sarà una partita molto tirata, una partita molto, molto sentita, dove spesso si va anche oltre i valori tecnici, i valori emotivi li fanno molto la differenza, specialmente per i barlettani, anche se i barlettani in campo quest'anno sono molto di meno, almeno diciamo dalla parte loro rispetto alla parte mia. Però ce la giochiamo. L'avvio stentato, giustificato da una serie infinita di infortuni, sembra ormai alle spalle. Il futsal è sulla via della guarigione e può contare su un Leandro Costa in più. 3 gol sabato scorso all'esordio per il pivot portoghese. Bisogna lavorare quotidianamente tutti insieme per superare le difficoltà che piano piano stiamo superando. Ma fino all'ultima giornata sarà una battaglia continua contro tutti, perché il campionato è livellatissimo, sono 9 derby. E quindi bisognerà sudare. La fiducia insomma non manca, sugli spalti sarà la solita festa di sport, sul campo il futsal punta con decisione al poker di vittorie consecutive. La cornice di pubblico sarà importante come sempre e alla fine comunque i valori in campo secondo me faranno la differenza, uniti al livello caratteriale. Sicuramente sarà una festa dello sport, perché ci sono due squadre che possono offrire uno spettacolo degno degli spettatori che poi ci saranno sabato.